Don Augusto, un tempo la Basilica San Lorenzo, la sua chiesa, rappresentava il cuore del quartiere più popolare di Milano, per esempio nel 600, era vicino a Corso di Porta Ticinese. Oggi che cosa rappresenta? Oggi è ancora il cuore pulsante della città, perché siamo in pieno centro, è anche un crocevia di varie realtà che vanno dagli aspetti culturali, quindi varie manifestazioni che interessano il mondo non soltanto milanese, ma un po' internazionale, e poi anche un po' la città del divertimento, perché la sera qui è affollatissimo. La piazza. La piazza, naturalmente. Però noi abbiamo fatto anche una scelta di lasciare aperta la chiesa una notte, il venerdì sera, almeno fino a mezzanotte. Filippini che lei accoglie vivono, mi sembra, una vita a parte, una vita cristiana a parte con le loro celebrazioni. È positivo questo? No, sicuramente non è positivo, ma lo consideriamo come una fase transitoria. Paragoniamoci un po' a quelli che sono partiti dall'Italia per andare all'estero per il lavoro, i nostri migranti, no? Ecco, loro, nella prima fase, hanno vissuto in comunità isolate rispetto al contesto territoriale. Così sta succedendo. Però più avanti noi ci auguriamo che ci sia una piena integrazione. Già abbiamo iniziato qualche scambio, ad esempio. Il consiglio pastorale di questa comunità filippina esprime due membri che partecipano al consiglio della parrocchia degli italiani e viceversa io partecipo alle loro riunioni. Cerchiamo di avere dei momenti di solennità o di feste importanti in comune con la celebrazione in copresenza e anche con concelebrazione fra il parroco della chiesa italiana e il cappellano della comunità filippina. È un'impressione o mi sembra che la comunità dei filippini sia molto più cristiana di noi? Diciamo che è molto fedele, la percentuale dei frequentanti, se per dire gli italiani sono un 12% quelli che vanno a messa la domenica, senz'altro loro sono di più, direi anche molto di più. Possono essere in questo senso uno stimolo.